quando sono entrati dentro, sì, mi hanno detto che c'era una ricca fiscale di 5 anni. Sì. E volevo tutti i blocchetti delle ricevute corrispettivi. E siamo arrivati a 2, mi fa la mente, quanti tagli fai? E io gli ho risposto, ogni lamenta la spezzo in due, e la spezzo in due, e dopo per ogni testa. Il mio carattere, che non mi sono mai chiuso in me stesso, è stato sempre il mio carattere di reagire. Quando sono venuto qui dentro mi sono sentito proprio perseguitato, non sapevo quello che fare, eccetera. Mi sono buttato anche benzina addosso per richiamare l'attenzione. Però io non sono un servo loro, che posso dire sempre sì, 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 sì. Però è chiuderci sempre noi stesse, non è mai bene. Poi io ringraziando, conosco tanta gente, c'è un comitato dietro che mi sostiene e mi... Allora, a parte il fatto che qui ormai il barbiere è diventato un simbolo, e visto che tanti notav ci sono, è diventato un simbolo notav, e siamo convinti che sono venuti da lui prima del processo e dopo l'arresto per poter far abbassare la testa, dire dai al tuo posto, quindi con una multa del genere. Noi non è che lasciamo da soli nessuno e diamo la solidarietà al nostro amico Mario, non rimarrà da solo, come abbiamo sempre detto, che nessuno rimane indietro. Come abbiamo reagito per il tunnel, noi reagiamo anche per oltre il tunnel, oltre la TAV. Non è giusto quello che fanno. Andassero, e ribadiamo, andremo davanti alle caserme in poi di Finanza, all'Equitalia, perché deve cambiare rotta. Non devono essere sempre i soli, pochi e poveretti a pagare e a strozzare. Diciamo basta. Lascio in Mario di dire qualcosa e io come al solito due parole. Proprio che non ho parole, e grazie, grazie a tutti. Prima di tutto è notabile, quindi è già colpevole di primo. E poi ho, scusate, Banca Etruria mica è fallita per nulla, riconosco la mente che è fallita. Ma ci rendiamo conto che qua abbiamo... Qui non siamo in Parlamento, alza la voce, qui siamo in mezzo al popolo! Qui abbiamo della gente che quanti mesi? Quattro mesi di indagine? Quante persone? Farò sicuramente un'interrogazione, perché è incredibile quanta gente si sia impegnata per tre anni. Benissimo, facciamo il conto. A quanto la netta è costata questa indagine? Noi siamo notari perché siamo per la legalità, e la legalità non è sicuramente andare a fare le pulci sulle lamette di un barbiere di provincia. Quindi cioè, qui è veramente un mondo al contrario, dove tutto quello che sembra la normalità funziona esattamente al contrario. Più che stare vicino a Mario non possiamo fare, è uno di noi e continua ad esserlo. Allora, noi siamo vicini a Mario, abbiamo sempre detto, e anche su questa questione il movimento NoTav sarà vicino a Mario. E queste questioni qui non passeranno tranquille, perché non è accettabile una cosa del genere. L'unica cosa che noi diciamo a tutti è che nessuno verrà lasciato indietro, l'abbiamo sempre dimostrato, e che comunque Mario non sarà mai solo. Ciao Mario. Grazie.